La situazione di oggi rispetto a 2 settimane fa in questo ospedale, se guardiamo la situazione di Cremona, è cambiata nel senso che avevamo 4 malati 14 giorni fa, esattamente 14 giorni fa, e adesso ne abbiamo 19. Quindi si è quintuplicato il numero di pazienti degenti. Dobbiamo guardare la tendenza, non possiamo sempre focalizzarsi sulla giornata. Abbiamo 167 casi, sono 8.000. Certo che se i balzi di giorno in giorno sono questi. Se i balzi di giorno in giorno sono questi, siamo in una situazione molto preoccupante e quindi bisogna prendere le precauzioni del caso per non dover richiudere tutto. Quindi grande responsabilità, limitare la libertà, limitare la vita è sempre molto brutto, ma morire o ammalarsi gravemente non è una grande alternativa. Quindi il virus non si è indebolito. Ma no, il virus anzi è peggiorato rispetto a prima, cioè il virus è esattamente patogeno come prima, perché le sequenze virali sono esattamente le stesse. Qualche caso qua e là potrebbe avere delle differenze che lo rendono un pochino meno aggressivo, ma sono casi sporadici e comunque il comportamento, quello che vediamo noi come clinica è sempre uguale. Il virus, gli ultimi dati che emergono è che il virus è diventato capace di produrre punte, più spike, più spicole, lo fa più appiccicoso, più facilmente trasmissibile. Ma non mi sembra che ci stiamo comportando tanto male, però evidentemente non, visti i numeri degli ultimi giorni, non bene a sufficienza. Noi qui a Cremona ci comportiamo bene, ma è poco indicativo. A Cremona tutti hanno avuto un morto in famiglia, o comunque se non in famiglia direttamente, un amico, un conoscente. Sono morte 1.000 persone in questa zona, per cui non c'è possibilità che qualcuno abbia passato questa pandemia senza soffrire. La morte è il deterrente principale, non stiamo parlando di una malattia che causa un ricovero di 10 giorni, e quindi dici sì, vabbè, perdo tempo sul lavoro, la mia attività economica potrebbe risentirne, però poi vabbè, ritarderemo il tutto di una decina di giorni. Qui si parla di morte e non si parla di morte solo per gli anziani, che sono la popolazione sicuramente più colpita, ma abbiamo avuto anche giovani, anche recenti. Nell'ultimo mese abbiamo avuto solo 2 pazienti che sono andati a finire in terapia intensiva. Uno di questi non aveva comorbosità, aveva 53 anni, stava benino.